Bentornati amici miei, qui da Diego, in questa nuova decklist dedicata questa volta a Crociazia. Un deck veramente troppo divertente e che dal momento che la pronuncia nostrana, ovvero Crociazia, è un pochettino difficile da dire per 20 minuti, dirò semplicemente Crusadia, in inglese quindi. Crusadia è un deck veramente economico, carino da giocare, e anche e soprattutto potente, perché schiafferemo dei danni veramente giganteschi nelle facce dei nostri avversari. Ovviamente in gioco. Questo è un deck che vuole sempre partire per secondo, e che, ahimè, quando partiremo per primi avremo molte meno occasioni di vincere. Così, con un semplice schiocco di dita. Come vi dicevo, è un deck veramente economico, quindi potete farlo tutti, e la versione economica è comunque molto forte. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un mi piace e a passare da tutti i miei social in descrizione. Discord, c'è il server dove prima o poi mi deciderò anche lì a caricare magari anche le decklist in anteprima, quindi entrateci. E mi trovate anche su Twitch ogni giorno in live a partire dalle 15 con Yu-Gi-Oh! Master Duel. Detto ciò, noi vogliamo ovviamente iniziare per secondi, come vi dicevo. Abbiamo Maxi e Fioritura di Cenere e Gioiosa Primavera, Ash Blossom, carta che mettiamo dappertutto ormai e che sapete essere veramente molto buone. Abbiamo anche Fulmine Tempesta e Goccioline Proibite. Queste sono le nostre carte staple che onestamente sappiamo bene, se abbiamo già le mettiamo. Se invece non le abbiamo, non le mettiamo. Metteremo qualcos'altro, metteremo più kaiju, metteremo, anche se onestamente è difficile che non l'abbiate già, metteremo un calice proibito al posto delle goccioline, metteremo i kaiju come vi dicevo, in modo da pescarne di più. Insomma, fate un po' come vi pare, se le avete già potete abbondare. Poi vi farò anche vedere la versione un po' più forte del deck, che costa anche più gem, giustamente, perché va a includere un paio di carte UR che onestamente io non ho ancora e che difficilmente andrò a craftare con i miei craft points UR. Detto ciò, abbiamo il set core del deck, ovvero Crusadia Reclusia. Abbiamo il 3x, abbiamo il 3x di Arboria, abbiamo solamente l'1x di Leonis, semplicemente perché lo possiamo andare a searchare ed è molto situazionale come carta. Abbiamo Draco, il 3x, 3x di Maximus, che è lui che ci permetterà di fare OTK, e abbiamo anche il 2x della Corona del Mondo, la War Legacy. Inoltre giochiamo un Gadarla, nel caso ci trovassimo contro la statua dei venti tempestosi, che fa sempre un po' da blocco ostruzionista al nostro gioco. Abbiamo il triplo Parallel Exceed, 1x di Retuono e onestamente anche Jizukiro in 3x, però come vi stavo per dire, possiamo fare anche 2-2, è letteralmente uguale come cosa. Abbiamo poi Mostro Resuscitato, che è un extender essenzialmente per magari quando non abbiamo mostri in mano per fare la nostra full combo. Abbiamo Rinforzi dell'Esercito, con i quali puoi andare a searchare i nostri mostri di tipo guerriero. Abbiamo anche Avvicendamento dell'Eredità del Mondo, che è essenzialmente un monster reborn che possiamo usare una volta per turno. E abbiamo anche, come vi dicevo, Fulmine Tempesta e Ripristino Crociato. Questa carta è abbastanza forte nel caso un nostro avversario abbia più mostri sul suo terreno, dal momento che dice che una volta per turno possiamo scegliere come bersaglio un mostro Crusadia che controlliamo e oltre a guadagnare 500 d'attacco può andare ad attaccare ogni mostro controllato dal nostro avversario. Quindi utile nel caso ci servisse per picchiare tutti i mostri dell'avversario e vincere subito. Abbiamo poi anche Potere Crociazia. Essenzialmente rende immune un mostro Crociazia che abbiamo sul terreno. E passiamo a parlare dell'extra deck molto velocemente. Abbiamo numero 41 Baghushka, abbiamo numero 60 Dugares, carte un po' situazionali, nel senso lui ci fa pescare due, mentre lui è un po' più da primo turno in modo da annullare gli effetti dei mostri del nostro avversario. Abbiamo Cerbero che spacca una carta sul terreno scartando uno, Lib che ci va essenzialmente a cercare l'avvicendamento, il Decode Talker che ve lo regalano, quindi perché non mettercelo dentro, e se li avete mettete anche Appollusa e Access Code. Io ho messo Calibro Spada, ma dopo vedremo la versione costosa del deck dove lui non ci sarà, anche se comunque è una valida alternativa. I mostri link principali sono Magius, Regulex, Spata
e anche ovviamente Equimax, colui che andrà a picchiare violentemente il nostro avversario per fargli OTK. Parliamo di Magius. Quando lui vede un mostro venire evocato specialmente nella zona sottostante a lui, ovvero la zona puntata dal suo link marker, ci fa andare a sorciare un qualsiasi mostro crociazia all'interno del nostro deck. Quindi, se non avete in mano Maximus, prendete Maximus. Se avete già in mano Maximus, di solito prendete Leonis se l'avversario ha dei mostri in difesa. Non vi ho effettivamente spiegato gli effetti dei mostri principali. Essenzialmente Reclusia spacca uno del nostro avversario e spacca anche una carta nostra quando viene evocato specialmente. Arboria invece si attiva dal cimitero ed è essenzialmente una carta che va a proteggere un nostro mostro crociazia, quindi la vogliamo avere nel cimitero. Leonis ci fa targettare un nostro mostro crociazia sul terreno e poi gli permette di fare danno perforante. Draco invece ci va a recuperare una carta crociazia nel cimitero, mentre Maximus permette di fare danno doppio a un mostro crociazia sul terreno. Inoltre abbiamo la corona che può essere tributata per annullare l'attivazione dell'effetto di un mostro e distruggerlo. E il parallelo Exceed che essenzialmente si va a evocare specialmente quando Link evochiamo, portando anche un'altra copia di lui stesso dal nostro deck. I kaiju li sapete, si vanno a sostituire a un mostro del nostro avversario e dopo vi spiegherò anche come giocarli, ma di base la meccanica di questo deck qual è? È che appunto i nostri mostri Crusadia, Crociazia, come volete chiamarli, si vanno sempre a evocare specialmente dov'è posizionato un mostro Link, o meglio dove Link ha il marker di quel mostro Link. Ed è una cosa veramente veramente fantastica, perché ci permette di fare Link a manetta e anche di effettivamente andare ad attivare i loro effetti. Tornando a parlare dei Link però, Magius, come vi dicevo, va ad aggiungerci, quando evochiamo specialmente un mostro nella zona di lui puntata, un altro mostro crociazia dal nostro deck. Allo stesso tempo Regulex fa la stessa cosa ma con magie o trappola. E ovviamente qui possiamo andarci a prendere o ripristino crociazia oppure potere crociazia. Dipende ovviamente dalla situazione. Se vedete che il vostro avversario ha carte coperte, potere, altrimenti date quel 500 di attacco in più con ripristino e magari sa più mostri, risulta pure più utile. Spada è veramente forte come carta, perché se per esempio non abbiamo un mostro kaiju in mano, possiamo usare il suo effetto e spostare un mostro dell'avversario in una zona poi che va a puntare con un nostro mostro Link. Quindi essenzialmente una delle zone mostro messe in verticale, ovviamente immaginatevi la griglia, rispetto appunto alla zona mostri extra, quindi in verticale. Ce lo fa spostare per dare essenzialmente più attacco ad Equimax, perché tutti i mostri Link che crociazia che puntano anche ad un mostro dell'avversario guadagnano il loro attacco. Quindi perché vogliamo usare i kaiju in questo deck? Perché i kaiju hanno un attacco altissimo. Immaginatevi Jizukiru che punta ad Equimax. Equimax non solo poi andrà a guadagnare l'attacco anche degli altri due mostri che gli linkeremo in basso, ma guadagnerà pure quello di Jizukiru, arrivando a un qualcosa come 8.000-9.000 punti d'attacco, che verranno poi raddoppiati. Il danno verrà raddoppiato da Maximus quando appunto Equimax va ad attaccare un mostro dell'avversario. Oppure addirittura potrebbe inferire danno perforante grazie all'effetto di Leonis. Vi sarà tutto più chiaro quando vedrete i replay. Inoltre Equimax, che ripeto essere il boss monster del nostro deck, dice che una volta per turno offriamo come tributo un mostro crociazia o eredità del mondo puntato da questa carta per scegliere come bersaglio una carta scoperta controllata dall'avversario e annullarne gli effetti. Quindi anche per dirvi un calice proibito, se l'avversario ci fa calice proibito noi possiamo rispondere con l'effetto di Equimax e annullarla. Veramente veramente forte come carta. Inoltre parlando della versione diciamo premium del mazzo, possiamo togliere il nostro Borrel Sword e mettere Avramax. Avramax che è un Link veramente, veramente fortissimo. Mentre questa carta evocata Link sul terreno del tuo avversario non può scegliere questa carta come bersaglio con gli effetti delle carte. Inoltre i suoi mostri non possono scegliere come bersaglio altri mostri eccetto appunto Avramax. E una volta per battaglia, durante il calcolo dei danni, se questa carta combatte con un mostro evocato specialmente, come effetto rapido possiamo fargli guadagnare l'attacco pari all'attacco di quel mostro, ma solamente durante il calcolo dei danni.
Inoltre, se questa carta evocata Link che controlliamo viene mandata al cimitero, possiamo mischiare nel deck una carta sul terreno e capite che è veramente fortissimo. Quindi se partiamo per primi, Avramax è ovviamente la scelta più consigliata da fare. Altrimenti cosa facciamo? Facciamo che togliamo le due Ash, mettiamo una doppia copia di Sogno Kaiju Interrotto che recita: distruggi tanti mostri sul terreno quanti possibili, poi evoca specialmente in posizione di attacco due mostri kaiju con nomi diversi dal tuo deck, uno su ogni terreno, ma essi non possono cambiare la loro posizione e devono attaccare quando è possibile. Durante la tua main phase, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, puoi bandire questa carta dal cimitero e aggiungere un mostro kaiju da deck alla mano. Quindi capite che se non abbiamo il kaiju in mano, questo è il searcher per i kaiju, essenzialmente. Nel mazzo ne giochiamo 5, se ne potrebbe giocare un sesto, ma onestamente penso che comunque potrebbe andare molto bene anche così. Ora andiamo a commentare il replay insieme. Molto bene, eccoci qui. Avevo una mano quasi perfetta in questo caso. Inoltre ho potuto anche attivare Max C, quindi il mio avversario mi stava dando veramente la possibilità di distruggergli ogni cosa esistente sul terreno. Inoltre lui giocava Dino, quindi diciamo che il primo turno per un mazzo Dino non è proprio la scelta più congeniale, però ha comunque fatto una bella board perché si vedeva che sapeva giocare molto bene il mazzo. Per fortuna io però avevo almeno due kaiju in mano e grazie a Max C mi pare che pescherò anche un fulmine tempesta che mi permetterà di togliergli, esatto, eccolo lì, fulmine tempesta, di togliergli entrambi i suoi due mostri che mi davano più fastidio, ovvero Evolzar Laggia e il tirannosauro finale conduttore, eccolo lì. Ora è arrivato il mio turno, io come vedete gli sono andato subito a togliere le Laggia perché essenzialmente era la cosa che mi dava più fastidio lì in mezzo. Lui ha attivato Max G, però ci poteva ben fare poco perché avevo un Ash Blossom e quindi capite bene che ci abbracciamo. Inoltre vediamo un po', dovrei aver fatto yes, fulmine tempesta, distruggiamo il Garna e Gadarla in modo che io possa evocare Jizukiru. Ovviamente, come vedete, in una zona che va a poi a puntare il mio mostro Link. Quindi molto importante, il kaiju lo dovete piazzare o qua dove c'è Bibiserasaurus, perché appunto Equimax poi va a succhiare l'attacco di Jizukiru. Inoltre importante, ricordatevi che sul terreno ci può essere solamente un kaiju alla volta. Quindi per forza di cose ho dovuto prima distruggere Gadarla. Pensateci bene però. Qui come vedete ho evocato Magius e poi ho evocato Draco, guarda stesso effetto, subito dopo. Molto importante, quando giocate questo mazzo ricordatevi di attivare prima l'effetto di Magius e poi quello di Draco, perché entrambi sono effetti che vanno ad aggiungere, ma in questo modo, come vedete, essendo che si va a risolvere prima la chain di Draco, lui non può andare in nessun modo a bloccare Magius che aggiunge da deck la carta che ci può servire. In questo caso io non solo ho preso Reclusia dal cimitero grazie all'effetto di Draco, ma ho preso pure Leonis dal deck grazie a Magius. Qui vado a fare Regulex. Regulex, come vedete, ha già preso l'attacco di Jizukiru, essendo che lui è un mostro con solamente 1000 punti d'attacco. Prende sia Jizukiru che Reclusia. Ed evoco specialmente Reclusia. Stessa cosa di prima, vado ad attivare Regulex e prendo potere Crociazia. Anzi, ripristino Crociazia, ce l'avevo già in mano, potere. L'attivo non solo da 500 d'attacco, ma poi potrà attaccare anche tutti gli altri mostri. Qua però decido subito di andarci aggressivo e fare Equimax. Attivare non solo Maximus, ma anche Leonis. E quindi qui ci troviamo in una situazione dove Equimax ha 8600 punti d'attacco. Fa danno da battaglia doppio e fa danno perforante con un Bibiserasaurus in campo con solamente 500 punti di difesa. Secondo voi come è andata a finire questa partita? 16200 danni da battaglia in una sola volta. Dunque ragazzi miei, spero che vi abbia fatto piacere vedere un deck diverso dal solito e soprattutto mega divertente dal mio punto di vista. Mi raccomando, lasciate un mi piace, supportate il canale in questa maniera iscrivendovi a manetta
E mi raccomando, passate anche da Twitch, che trovate ovviamente sempre in descrizione. Sul canale ci sono tanti video su Yu-Gi-Oh! Master Duel, quindi recuperateli se ancora non l'avete fatto. E nulla, qui da Diego per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Ciao ragazzi!